carissimi amiche e amici di Allegra, eccoci qua, ma siamo in una situazione abbastanza strana. Otto Biscotto, dove ti trovi? Sono a Fermo. Non tanto fermo. No, infatti non sto fermo. Sei in movimento. Sono, fermo. Sono in movimento a Fermo. Ah, ecco. E niente, c'è una giornata un po' ventosa, però c'è un bel sole, il cielo azzurro, ci sono un po' di nuvole, ma non pioverà. E questo è già un buon risultato. Un buon risultato. Visto il periodo. Questa scappata nelle Marche, quindi. Nelle Marche, sì, nella parte meridionale delle Marche, per cui Tolentino, e adesso siamo appunto a Fermo, prima siamo stati a Torre delle Palme, che è un borgo medievale, è proprio sul mare, si può dire, perché è a 2 chilometri salendo sul mare da Porto San Giorgio, per cui è sempre in questa zona qui. Devo dire che era veramente ben conservato, ben tenuto, pulito. E adesso ti rilassi? Adesso mi rilasso un attimo, mi sto dondolando in questa meravigliosa altalena. Sulla rocca di Fermo, proprio nel punto più alto? Sì. Dove ci sono questi pini marittimi stupendi che fanno contrasto col loro verde nell'azzurro del cielo e il bianco delle nuvole, che è una bellissima sensazione di tranquillità e pace. Grande Otto Biscotto, grazie di questa intervista, ti lasciamo il tuo relax. Ciao! Ciao! Eccoci qua con Paco Loco sulla rocca di Fermo. Ah, ciao Otto Biscotto! Ciao! E ciao allora? A tutti! E allora che dire? Hai detto molto già tu prima, ma effettivamente si sta molto bene. Intanto mi racconta che Otto Biscotto col ginocchio cerca di spingere questa bellissima altalena, comodissima, una sorta di amaca altalena. Sto rubando il posto a tanti bambini, ma... Ma non c'è nessuno, quindi... Non c'è nessuno, e quindi me lo sto godendo. Da questo posto il mondo viene visto veramente in un'altra prospettiva. Messo così vedo il cielo, molto bello, queste nuvole che passano sopra. Adesso passerà un piccione e lascerà il suo ricordo su di me, sperando che non lasci appunto un ricordino su Paco Loco, proprio qua dove c'è la scritta Paco Loco. Insomma, che dire, noi vi invidiamo molto lì in città, dove state in mezzo al cemento, il traffico, questo bellissimo momento, i clacson, le file, tutte queste situazioni veramente piacevoli, immagino, per voi. E siamo costretti a star qui, siamo anche un po' dispiaciuti, però voi continuate pure a divertirvi in mezzo a quelle auto, in mezzo alla pioggia di Milano. E poi ecco, vedi, il tuo biscotto si allontana e io rimango qui. Non venitevi a prendere, io sto qui, ma prima o poi tornerò. E attenzione, tanti saluti da Paco Loco.